Non dovete pensare che cosa ha voluto dire l'artista. L'artista è questo padre eterno che crea un qualche cosa. Sta a noi interpretarlo e capirlo, conforme quel momento in cui, l'attimo in cui ti trovi, con la tua preparazione. Il bello dell'arte, perché c'è queste sue evoluzioni, come ce l'hai tu l'evoluzione, da quando hai 18 anni, a quando arrivi a un uomo a turno di 40, o arrivi a 60, 70 anni, cambia Sì. completamente. Quando la vostra maturità è già aumentata o è diversa, voi interpreterete in un modo diverso da quello che avete sognato quando avevate 20 anni. Perché c'è sempre questa nostra evoluzione continua, no? Perché la sovrapposizione di culture si filtra, no? Si tiene l'essenziale delle cose emotive. Le cose veramente importanti, che voi oggi guarderete la roba in occhio diverso. Lavoro poi è quella cosa talmente completa che poi ognuno può interpretarla. Capisci? Io intanto mi meraviglio che i critici, quando uno guarda i quadri, dicono delle cose che io non ho mai pensato. Come dico, io sono un piccolo produttore che crea una scenografia, che poi la scenografia la viaggiate voi come volete con la vostra cosa, allora costruite un altro sogno. E poi si costruisce l'altro sogno conforme si cambia l'umore, il momento e lo stato d'animo. Perché sei allegro, vedi una cosa costruttiva e positiva. Sei triste, vedi una cosa negativa e più tragica ancora. C'è questa meravigliosa metamorfosi che avviene nell'individuo, che dato, io ti do la provocazione. Perché giro sempre con ogni macchina una cartella, perché quando mi fermo l'importante è copiare la natura. Perché per arrivare a sognare le cose più fantastiche devi conoscere esattamente la natura. Sono due motivi importanti che vi dico adesso, perché la mano è un pantografo, ma tutto parte dal cervello. Per cominciare ad abituarsi dovete cominciare a chiudere gli occhi e disegnare con gli occhi sulla carta quello che sognate. Non dimentichiamo che nel primo del Novecento è stata una trasformazione spaventosa di quello che era la tradizione dell'Ottocento, che è stata la costruzione dell'Italia. Andalmente è arrivata la bicicletta nella fine dell'Ottocento. Allora la gente ha cominciato a essere indipendente e andare a Monza in bicicletta, pedalando, no? Perché c'era il tram a cavalli. Questo invece era una cosa personale. Che poi cosa è arrivato? È arrivato Marconi che ha fatto i primi segnali delle onde attraverso il tempo. Poi cosa è arrivato? È arrivata la luce elettrica. Si sono fatte le grandi trasformazioni delle cascate, delle acque, vedendo il movimento del dinamo e creando un'energia elettrica. Creando un'energia elettrica cosa si è creato? Si è creata la rivoluzione industriale, che poi ha seguito immediatamente la rivoluzione sociale, perché una volta lavoravano 70, 75, 80 ore. Poi è cominciato allora a venire il lavoro e a cominciare il socialismo, che era in contraddizione con quello che era il liberalismo, che era dei proprietari. Tutto questo è andato fuori l'aeroplano, è andato fuori l'automobile, è andato via nel 1905, è nato un personaggio impressionante, questo Filippo Tommaso Marinetti, che ha fatto una rivoluzione dicendo basta finire, basta col musealismo, basta con la natura morte, basta con queste cose qua, no? Marinetti è stato il testimonio alle mie nozze quando mi sono sposato nel 38. E da lì questo uomo eccezionale ha creato questo sconvolgimento. Lui diceva la guerra purifica il mondo perché elimina le mediocrità, si salvano solamente quelli che hanno i mezzi, i pensieri, le velocità, l'aeroplano, queste cose qua, insomma. È stato questa specie di rivoluzionamento che poi ha portato anche alla dittatura in un certo qual modo. Diceva viva la guerra, il mitragliamento del combattimento! Allora c'era proprio il movimento in azione, allora cominciate a vedere il divisionismo, ecco che era Boccioni, è venuto fuori con quella figura il movimento, Bellissima, con quegli sì. svolazzi che dà il movimento, è venuto fuori la simultaneità, cioè io guardando te si sovrappone sulla tua faccia un altro personaggio, può essere tuo nonno, tuo padre, tuo zio, tuo fratello. Ora c'ho 8 occhi, 3 nasi, 4 barbe, perché si sovrappongono, perché tu mi immagino l'altro, no? Poi cominci a pensare dentro di te, cosa c'è? Ah, ci sono le vene, allora c'è tutta questa specie di veicolare di queste vene che portano in giro il sangue, le cose, e dentro invece tutto. E
Allora c'è la simultaneità e poi c'è il dinamismo per creare questo ritmo di movimento. E poi c'è la musicalità delle cose. È tutto legato in questo meraviglioso sogno della poesia, dell'arte, della pittura, della scultura, della musica. La mia vita è stata una delle vite più divertenti, perché voi pensate, 1928 ho cominciato le prime mie esperienze. Poi ho fatto il futurismo, ho fatto l'accademia, mi sono sposato, ho fatto 6 richiami di guerra, ho finito la guerra, ho fatto con Benedetti, ho inventato l'europeo. Poi ho inventato Panucci, ho inventato il mondo. Poi da lì sono passato alla RAI, ho inventato Carosello, ho fatto il film, poi ci ho passato l'editoria ancora. Direttore generale della Domus nel 30, fino al 40. Ho fatto tutta la parte architettonica, furono le triennali, tanta roba, fatte le diverse triennali, le mostre, le cose così, con gli architetti, con l'urbanistica, con i problemi, con i grandi problemi. Ecco perché ho conosciuto la gente stupenda, meravigliosa, tutti dei grossissimi vulcani che ruttavano idee, trovate, cose, allora, sempre in questa specie di enorme vivacità, insomma, in questa curiosità. E allora tutte queste donne che scivolavano attorno erano tutte più interessanti della donnetta che in cui vai a letto. Io ho inventato il carosello, ho inventato questo spot, piccolo spettacolo di 2 minuti, no? E fare uno spettacolo di 2 minuti è una formula quasi difficile e magica, perché in 2 minuti devi fare l'apertura, sollevare la curiosità, raccontare il piccolo dramma e venire alla conclusione. Perché gli spot erano di 2 minuti e mezzo, i quali erano 30 secondi per la pubblicità e 2 minuti per lo spettacolo. Quando mi ha dato l'incarico di studiare come fare questo spettacolo alla televisione, io ero già funzionario alla RAI e alla SIPRE, ho detto l'importante è di agganciare uno e tenerlo seduto, perché fare l'immagine, allora era i primi tempi, perché dovevo pensare che la cosa più magica che c'era allora era la radio. Allora per fare questa cosa del decorato mi ha dovuto inventare questo spettacolino. Carosello si è un po' esaurito, non tanto per la spesa, per l'esaurimento della fantasia, per la creatività. Allora la gente trova le ultime cose, primo piano, carro lungo, campo corto, eccetera, eccetera, è prodotto con delle stupidaggini, tanto interessava di mettere l'immagine davanti al consumatore. Mentre allora per convincere a guardare la televisione, tanto è vero che ho creato una coscienza di uno stile, è vero, che ho creato le generazioni le quali andavano a letto dopo Carosello. Allora ho avuto dei primi riconoscimenti accademici proprio perché ho creato un costume, insomma. Questa è una delle sculture un po' più belle, mi piacciono molto. Guardate, io sono sempre così, come tutti gli artisti presuntuosi, dico questa è la cosa più bella, no? Questa è così, no? E tanto è che quando faccio un quadro, io alla fine dico, se avessi i soldi me lo comprerei, no? Proprio perché è talmente la cosa mi ha convinto che lo vorrei comprare, poi è mio. Questo invece fa parte di quell'altra mia sensibilità che per 40 anni sono andato in cerca di queste sculture fatte dal Padre Eterno, no? Questo avrà 4.000-5.000 anni, da blocco di cose attraverso la navigazione, i fiumi, i ruscelli, le cose, si è corroso e è diventato questa scultura stupenda che è un Moore praticamente, cioè Moore è arrivato a fare questa, capito? Questo per esempio è un bellissimo corpo di donna, un sedere con questi nati e questa spina dorsale così. Sono tutte sculture sensibilissime che hanno 5-6.000 anni fatte dal Padre Eterno. No? Ci sono due qualità di artisti, ci sono. C'è l'artista che idea, ha la prima idea della cosa e va avanti sfruttando questa sua trovata, tanto per non citare, chiamiamo Sasso, no? Sì. Con i suoi cavalli rossi, ne hanno fatti 200, no? Prendiamo Campigli, con le sue donne triangolari, ne hanno fatti 2000. E allora tu dico, questo è un Campigli, questo è Sasso, questo qui è un Domeo, questo è lo stile. Ci sono gli altri ricercatori
che poi provengono da anche da momenti di espressione avanguardista, futuristica, insomma, come concetto. E loro sono quelli che fanno le anticipazioni, che non si fermano lì, non si fanno l'etichetta. E sopravvivono facendo, io ho fatto la pubblicità, ho fatto la regia, ho fatto l'architetto, ho fatto l'attore, ho fatto tutte queste cose qua, in modo che io ho risolto il mio problema animalesco del mangiare, è vero, in altri mezzi. E poi invece mi mettevo lì a fare il poeta di notte quando volevo io. Voi giovani siete in un periodo di disastro, non sapete quello che volete, avete avuto già tutto e non sognate cosa volete, siete così sperduti, dice, che cosa farò? Il paese è una cosa, ha dei bivi tremendi, no? Perché abbiamo dimenticato la parte umanistica della poesia. Abbiamo fatto in questo secolo qui, come dicevo prima, attraverso tutte queste evoluzioni, abbiamo fatto del consumismo, abbiamo fatto l'automobile, la seconda automobile, la casa, la seconda casa, la terza casa, gli amanti, la moglie, la famiglia. Curiosità, infatti io quello che auguro a voi ragazzi, la cosa importante è di essere dei curiosi e di dire cosa c'è per arrivare lì, chi ci ha pensato, come ci pensate, per quale ragione, per tristezza, per allegria, per ricerca, per equilibri, per calcoli, eccetera, no? Allora c'è sempre questa specie di elaborazione di teorie che dà poi delle espressioni. Io sono ancora a 86 anni alla ricerca fanosa di inventare qualcosa di che il bambino e in voi è vivo, voi siete vivi. Il giorno che il bambino si addormenta, perché c'è la curiosità come un bambino, qua si apre il mondo davanti, se sogni, se scopri, che vedi, se voglia imparare. Quindi hai queste qualità qua, sei vivo.